Ragazzi, e allora ufficialmente oggi è il primo giorno di test dell'impianto con i pannelli solari installati. E allora l'inverter 1 è questo ed è quello collegato a 10 pannelli 360 watt monocristallino PERC. In questo momento senti il rumore delle ventole, ragazzi. Allora, sta producendo la bellezza di 3,28, ha avuto un picco di 3,3 kWh il primo giorno. E come carico in questo momento, ragazzi, mi sto riscaldando l'acqua con lo scaldabagno, giustamente. E niente, nello stesso tempo, allora, con questi 3 kW e 3, cosa sta facendo? Sta ricaricando la batteria con una corrente di ricarica di 40 ampere, se non vado errato. In più sta alimentando tutto l'appartamento, un solo inverter e 10 pannelli, ragazzi. Ancora manca in uso questo, cioè già io solo con questo abbondantemente posso, non dico staccarmi dalla rete, ragazzi, ma comunque oggi il contatore Enel va in pensione, oggi. Domani non si sa, perché ovviamente dipende dalla quantità di sole, ma andremo a fare i test giorno dopo giorno, ragazzi. Vi dico anche questo. Allora, ragazzi, vi faccio vedere, questo è il quadro di campo, ok? Quello in funzione in questo momento è solo questo. Questo è già cablato, sì, con inverter 2, ma ancora mancano i pannelli di questo. Piano piano faremo anche questo. E questo è il controller per l'inclinazione del mio inseguitore solare monoasse, funziona alla perfezione, ragazzi. Come hai visto, io come pannelli ho in tutto 10 pezzi, totale kilowatt da etichetta 3600 watt, grazie all'inclinazione regolata dal mio controller e dalla mia struttura super, riesco a prendere anche oltre i 3300 watt, ragazzi, cioè una cosa assurda. E ancora, ripeto, manca l'altro inverter e gli altri pannelli, ma andiamo fuori e ti faccio vedere velocissimamente cosa ho fatto in queste settimane, ragazzi, perché è stato un lavoro tanto pesante. Questo è il primo, ok, primo gruppo pannelli formato da due pannelli, ovviamente connessi in serie. Non guardate i fili a terra perché è momentaneo, ho appena finito proprio ora di cablare il tutto. Questo, ragazzi, invece è tutta la serie, ok? Scrivimi sotto comunque che te ne pare, ragazzi. Qui c'è tanti sacrifici, ragazzi miei, qui ci sono davvero tanti sacrifici. E qui abbiamo gli 8 pannelli, ok? 8 più 2, 10 pannelli in totale, tutti in questo momento illuminati alla perfezione. Siamo arrivati a 40, però se tutto va bene, le prove vengono superate abbondantemente, aumenterò l'asticella a 50 ampere di ricarica, così da permettere all'impianto di ricaricare prima le batterie ad avere sicuramente, certamente, una scorta di energia. Che ti ricordo comunque, ragazzi, io ho 15 kWh di palco batterie, ok? A vedere, ragazzi, 3.4 in questo momento kilowatt in produzione dal fotovoltaico. Poi abbiamo 10 ampere, 322 volt, ok? Poi 50 Hz, non c'entra, questa 54.9, sta caricando la batteria alla perfezione, ragazzi. Siamo arrivati a 54.9, era scesa a 52 volt. E qui abbiamo un carico di 1400 watt. Come detto, sto riscaldando l'acqua nello scaldabagno. E sì, ragazzi, da oggi si cambia vita. Speriamo in bene, andiamo avanti. Se il video ti è piaciuto, ragazzi, iscrivetevi al canale. Io vi aspetto numerosi nei prossimi video. Mi raccomando, è importantissimo per me e per il canale, ragazzi. Io sacrifici ne ho fatti tanti. Vorrei che questo canale scoppiasse
bombarda di like, bombarda di commenti, e se vuoi sostenermi abbonati. Ragazzi, ciao a tutti, se avete domande scrivetele, vediamo di fare video risposta.